Tempo scaduto allora per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che aveva promesso di rimuovere i rifiuti entro 5 giorni. Allora venite con me per le principali piazze del capoluogo partenopeo per vedere se questa promessa è stata mantenuta. Quelli che vedete alle mie spalle sono i cittadini che di propria iniziativa ripuliscono la strada. Siamo da soli, siamo abbandonati da tutto e tutti, non se ne fottono proprio. Il lato di sopra lo prendono, via Roma lo prendono e mamma pregamma fa. Cammini in maledì. Sono due bambini e sono chiuso dentro. I topi che ci sono, i scarafaggi che ci sono e stiamo piando pure un tifo. Non si respira. Non si respira proprio. È una situazione veramente schifosa. C'è l'amiante a terra, nessuno ci aiuta. Poi la strada è bloccata. Tutto bloccato. Tutto bloccato, tutte le strade bloccate, ora stiamo bloccando via Roma, vediamo se no. Le autorità che ci aiutano, dove sono? Nessuno ci aiuta, ci hanno abbandonati tutti. E addirittura qui nella via Speranzella dei quartieri spagnoli il passaggio è completamente ostruito da una montagna di rifiuti, vedete? È mai stata tanto grave la situazione prima d'ora? È la prima volta da tanti anni, da 20-30 anni, questa è la prima volta, appena hanno fatto la giunta nuova, la spazzatura non è stata mai alzata. Certo, anche nei tempi passati c'è stato il problema dei rifiuti. Sì, ma non è mai capitato così, mai, è la prima volta. Il nostro giro per le strade di Napoli termina qui, a questo punto lasciamo a voi giudicare quello che le immagini hanno raccontato.